compagni oggi, uno delle sue relazioni ci invitava non a fare un'analisi di cose che abbiamo già fatto a Cervia, tutti i nostri incontri direttivi territoriali assieme alle banche. Io concordo perché noi oggi ci troviamo in una condizione dentro le fabbriche che non solo per interventi legislativi ci hanno tolto dei diritti fondamentali per la vita democratica, per la vita dei lavoratori, non solo dei torni di lavoro. Ma ci troviamo in una condizione dove questi provvedimenti purtroppo non sono ancora stati recepiti in maniera consapevole da buona parte dei lavoratori. Dico questo perché quando si girano in mezzo alla gente, si parla del Jobs Act, voi avete visto il martellamento mediatico a cui noi siamo sottoposti dopo l'approvazione dei decreti attuativi. Sta passando il messaggio che quella lì è la panacea di tutti i mali, che così le aziende torneranno a assumere, che riprenderà il sistema produttivo, che l'Italia avanzerà grazie al fatto che oggi c'è la flessibilità buona sul mercato lavoro e che quindi le aziende potranno finalmente assumere e dare da lavorare. Allora, se questa è la situazione, bisogna che noi diametralmente ci mettiamo nelle condizioni di provare a ragionare con la nostra gente dentro le fabbriche e anche fuori dei luoghi di lavoro su quello che è il nostro punto di vista di un modello sociale alternativo a quello che ci stanno proponendo, perché oggi non siamo in situazioni dove il problema di vista è il Jobs Act dentro le aziende. Il problema è che c'è il Jobs Act dentro le aziende, ma c'è un modello sociale che sta vedendo ed è riuscito finalmente a realizzare il fatto che oggi la centralità è l'impresa per noi. Oggi in questo paese è l'impresa che determina tutto, determina i diritti, i carichi di lavoro, determina come devi lavorare, determina se hai il diritto di votare, quando e dove devi votare, perché la vicenda della FIA ormai sono anni la dice lunga su questa roba qua. I lavoratori che oggi lavorano nelle sedi di FIA sono lavoratori e non hanno il diritto di voto quando partono in cancello e fuori dai cancelli abbiamo partiti politici che si vantano di esibire la democrazia tramite le primarie. Quindi ci hanno portato a un modello sociale che è quello funzionale alla finanza, niente più al capitale, alla finanza. Ed è arrivato da un mix composto da Europa, Confindustria e finalmente un governo che ha sposato in toto queste politiche. Allora io credo che se questa è la situazione noi dobbiamo fare alcune cose. Dovremmo farle con determinazione. Primo, assemblee nei luoghi di lavoro e anche fuori. Io credo che noi, come diceva Giulio, dobbiamo assumere questo impegno all'interno dei luoghi di lavoro di rendere consapevoli i lavoratori di quello che è cambiato, ma anche fuori con la militanza, perché solo così noi, secondo me, riusciamo a controvertire questo disegno e questo modello sociale. La FIOM, Acerbia, ha licenziato un documento con un progetto programmatico che a mio giudizio è un progetto che ci vede impegnati in un periodo medio lungo. Però penso una cosa, non può essere solo la FIOM che per l'ennesima volta fa l'avanguardia su queste tematiche che sono di carattere generale. Io credo che se noi diciamo che va bene il referendum per abolire il Jobs Act, il referendum si deve fare, ma si deve fare in tempi ragionevolmente brevi, perché bisogna parlare con la gente, spiegargli perché una parte di firme le abbiamo fatte agli oggi negli anni scorsi, e la gente quando gli dici mi firmi questo vuole sapere perché, e noi dobbiamo rendere coscienti, consapevoli i lavoratori di cosa vuol dire fare un referendum per abrogare una legge. E contestualmente dobbiamo dire che il referendum serve perché se vogliamo cambiare e abolire il Jobs Act dobbiamo proporre due settimane dopo un disegno di legge che preveda un nuovo statuto dei lavoratori che estende il diritto a tutti, e per fare questo dobbiamo aprire una discussione nel paese, non solo nelle fabbriche, perché siamo di fronte a provvedimenti legislativi, non siamo di fronte a politiche contrattuali o contratti separati, dove a livello contrattuale con la pratica dentro le aziende riusciamo a cambiare le cose. Le cose le cambiamo se noi apriamo nel paese una discussione generale su queste tematiche, perché non è un problema solo delle metameccaniche, è un problema di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini. E l'iniziativa, io concordo con voi, noi questa situazione qui non la cambiamo solo o a suon di scioperi generali. Noi dobbiamo accompagnare un'iniziativa più vasta, anche con una mobilitazione, ma non può essere la mobilitazione per la FIOM. Deve essere una mobilitazione fatta dalla Confederazione, perché un problema come questo deve essere assunto al 100% a pieno dalla Confederazione, e le iniziative di nostra vanno fatte.
preso, diciamo così, una pausa dopo il 12 di dicembre per provare a capire e elaborare qual è la strategia da contrapporre al governo e alla Confindustria. Bene, siamo a stato. Penso che i tempi siano maturi perché noi cominciamo veramente come Confederazione a partire dall'Emilia Romagna. Bene lo sciopero fatto in quale il 16 di ottobre, lo sciopero generale, che è stata un'iniziativa di apripista, dobbiamo come CGL cominciare, continuare così, come Confederazione. Non possiamo pensare che di fronte a quello che il governo probabilmente sta prendendo sia solo la FIOM che si oppone e continua a fare la manovra. Tornando al discorso del coinvolgimento generale del paese, va bene, io sono perfettamente d'accordo e bisognerà farlo anche a livello territoriale, il lavoro che abbiamo detto di, deciso di fare accendere rispetto alla geografia sociale. Guardate, Bruno diceva Cervia, l'ha detto anche l'ultimo direttivo Ferrara, che non possiamo pensare e immaginare di creare un nuovo Zipras in Italia. Ogni paese ha la sua specificità, noi per fortuna non siamo ancora in quelle condizioni così disastrate come lavoratori in cui si trovano in Grecia. Però io penso che se ci guardiamo attorno, non possiamo non vedere che comunque c'è un problema anche europeo su questo. E quindi se in Grecia c'è Tsipras, se in Spagna c'è Podemos, noi come FIOM dobbiamo rivendicare il diritto di fare politica, politica sindacale, contrattuale a favore di chi rappresentiamo dei più deboli e dobbiamo da militanti cominciare a ragionare veramente su provare ad aggregare movimenti sociali da dove dal basso possiamo in prospettiva trovare anche una sponda politica. Io nel 70 non capivo ancora cosa succedesse nel mondo perché avevo 6 anni, 4 anni, ma mi dicono che lo statuto dei lavoratori è nato dopo 10 anni di lotte operaie studentesche in un paese, dove un paese intero si è ribellato e si è arrivato ad avere una legge di civiltà e della costruzione, perché lo statuto dei lavoratori oggi ce l'hanno tolto. Solo con un percorso così, secondo me, noi arriveremo anche ad avere un nuovo statuto dei lavoratori. Chiudo nel rispetto di tagliarmi, fatemi dire una battuta su una cosa che ho sentito alla radio e che ci tengo a dirla perché secondo me la dice lunga anche sul fatto che in Italia c'è un problema culturale di filosofia di consiglio. Una sera sentì alla radio Giuliano, segretario della Spincis, che partecipava alla trasmissione telefonica, dove in sostanza ragionavano di quei 20 lavoratori che sono stati, che si sono licenziati dallo stabilimento della FIAT dopo le famose assunzioni da parte della Marchioni, eccetera. Ora, questi 20 lavoratori si erano licenziati perché evidentemente i carichi di lavoro erano troppo esagerati. Si sono accorti che effettivamente in FIAT oggi non ci sono i lavoratori, ci sono gli stati. La discussione fatta da Giuliano e dai giornalisti che erano presenti è stata quella di dire no, ma qui lì infatti non erano 20, erano 8, ma poi non ci sono licenziati perché era troppo fastidio, ma ci sono licenziati perché erano tutti laureati e quindi non abbastanza umili per lavorare. Allora voi capite che se questa è la filosofia di pensiero che ci trasmettono, noi abbiamo i giorni contati. Cioè se qui passa il concetto che tutti lavorare, va bene qualunque lavoro, in qualunque condizione, noi non abbiamo la vita. Se 20 ragazzi verificano sulla propria pelle che in Fiat oggi non ci sono le condizioni che tutelano la salute dei lavoratori perché hanno dei diritti e dei carichi troppo esagerati e vengono liquidati come 20 persone che sono troppo intelligenti per stare in fabbrica, io credo che noi abbiamo un compito ancora più grande che quello anche di intervenire a livello culturale per cambiare tutta una filosofia di pensiero che è quella che ci vuole stare.